Io sono Manfredi Giffone e sono lo sceneggiatore del libro che presentiamo stasera, che è Un fatto umano, storia del culo antimafia, edito da Einaudi Stile Libero. Una storia molto complicata che vede coinvolti vicende come la P2, come Gladio, oppure come il caso Sindona, che sono tutte intrecciate insieme al maxi processo. Quindi la speranza, oltre a rendere accessibile e comprensibile questa trama abbastanza stratificata, è quello di dare un piccolo contributo anche con un magari da un punto di vista diverso, come può essere quello della narrativa disegnata, a una vicenda che è fondamentale, è un pilastro per la storia nazionale in qualsiasi parte d'Italia alla fine si viva. L'acquarello monocromatico ha una tecnica abbastanza difficile, abbastanza lunga e dispendiosa, ma ci sembrava che potesse essere utile per questo meccanismo di empatia, comunicare una certa cupezza nelle tavole, una certa luce plumbea che poteva appunto dare qualcosa di più nell'approfondimento delle vicende. Buonasera, abbiamo il piacere di avere questa sera uno dei due registi del film, che vedete poco, Bertrand Schaeffer, che insieme a Valérie Machana hanno realizzato questo film. Ti lascerei dire qualcosa? Siamo particolarmente lieti di mostrare questa sera la nostra pellicola per la prima volta in Italia. Tutto ciò che si può dire è che questo film è una specie di favola, è la storia di uno sguardo, la storia d'amore, della composizione di un ritratto fotografico. Valérie ed io veniamo dalla letteratura e dalle belle arti, pertanto in questo primo lungometraggio abbiamo voluto fare soprattutto un film di cinema. Speriamo che la nostra attività artistica sia riuscita ad affrontare questa forma. Grazie mille. Volevo ricordare che domani al Meeting Point alle 19 ci sarà l'incontro con Bertrand. Guardate come me l'hanno scritto, per favore. Una spazza cammina estere che si chiama Francesco con la K. Il film, grazie. È Atelier Colla, quindi vi ringraziamo per essere qui. Sono Pietro, Guglielmo e Ezio. Che lavorando insieme per un anno abbiamo costituito una piccola identità emotiva, ognuno ovviamente ha la sua identità, la sua visione, credo che però siamo riusciti a raggiungere una giusta sintesi attraverso un rapporto dialettico, di anche discussione a volte, non ci sono interviste, abbiamo osservato la realtà che si svolgeva davanti ai nostri occhi, ovviamente siamo stati autori, attori, tutto, buona visione. Insomma.